LOL BFLBis ad Arezzo grazie a un gol di Ogun Seye pochi minuti dal termine, il tutto dopo uno dei più bei primi tempi visti ad Arezzo negli ultimi due anni. Tante le occasioni avute dagli Amaranto nel primo tempo grazie soprattutto a uno straripante Corradi, numerose le parate decisive del portiere Resti, Borra attento dalla parte opposta sulle conclusioni di Muroni e Ragazzo. Un primo tempo di grande intensità fisica e tecnica che l'Arezzo non riesce a replicare nella ripresa quando l'Olbia prende in mano il possesso palla. Gli innesti dalla panchina di Del Santo, Talarico, Dursi e Ferrario non danno gli esiti sperati e su assist di Ragazzo Ogun Seye schiaccia sotto alle gambe di Borra per il gol partita. La squadra di Mereu balza al terzo posto in classifica mentre l'Arezzo rimanda l'appuntamento con la scalata della classifica a vedere la partita come promesso l'indimenticato Pilleddu. È successo che abbiamo pagato sicuramente il periodo, il grande sforzo ad alta intensità e contro una squadra che palleggia bene, calando l'intensità sono venute fuori le qualità dei singoli che hanno loro, che hanno fatto girare bene la palla e a un certo punto dovevamo portare fuori il pari perché era il risultato, a quel punto non riusciamo più ad andare in avanti, però ripeto, probabilmente proprio io mi aspettavo una di queste gare, ecco perché ero sempre molto cauto, perché quando hai tante gare, due o tre gare che tu lavori ad alta intensità e devi portare, devi abituarti a questo, hai un momento che può essere un tempo, una partita. Noi il primo tempo abbiamo fatto molto bene, sinceramente molto bene, e dovevamo chiudere il vantaggio, quello lo sappiamo tutti. Nel secondo, quando poi non riesci più a trovare le misure, devi cercare di portare fuori quello che puoi. Questa partita qua dovevamo portare fuori il pari, non ci siamo riusciti. Ma valutiamo poi il secondo tempo sicuramente dal punto di vista fisico e dell'intensità mentale, ma abbiamo fatto un primo tempo di livello che resta sempre un punto di partenza importante.